Siamo con mister De Eugenio. Allora, mister, una partita giocata davvero bene dalla sua formazione. Comunque è arrivato un risultato importante, la seconda vittoria in tre gare, un Delfino Flaccoporto davvero coriaceo. Comunque vi è tenuto testa fino a comunque buona parte del secondo tempo, poi ovviamente la qualità soprattutto di Simone Miani ha fatto la differenza. Sì, è stato un primo tempo combattuto con poche occasioni che abbiamo avuto forse solo noi, però non è stato un grande primo tempo. Nel secondo siamo saliti un po', abbiamo avuto 3-4 occasioni, la traversa, 2-3 occasioni limpide, finalmente dopo è venuto il gol. Però devo dire che a me la squadra è piaciuta anche perché incontravo una squadra, secondo me, di categoria, è una squadra che ormai importante per questi campionati, quindi io so chi incontro. Siccome loro avevano pareggiato ad Avezzano, avevano vinto con il Capistrello in casa, quindi una squadra difficile da incontrare. Io sono contento della mia squadra e della mia prestazione. Quindi andiamo adesso all'Aquila tosti per fare la nostra gara e con, diciamo, poca pressione, perché noi non siamo i favoriti, però ci andiamo con 7 punti che sono tanti. Assolutamente, poi mister, comunque eravate arrivati all'inizio di questa gara con 4 punti entrambe con una vittoria e un pareggio prima rispettivamente a Capistrello e con l'Avezzano, insomma, un rollino di marcia ad esclusione comunque del Delfino che ha avuto le due sconfitte a differenza vostra con l'Aquila Chieti, cosa che ovviamente ci sta, detto francamente, io l'ho vista così, l'ingresso di Farias ha sicuramente cambiato quelli che sono gli equilibri della partita. Sì, gli ingressi, i cambi, io devo ringraziare la società perché se io adesso ho una squadra che posso, una partita la posso cambiare perché ho dei giocatori forti. Se gioca Farias, se non gioca magari Griscolo, se gioca per dire Pantoni, Ruggeri, Casati, ho dei giocatori che sono forti per questa categoria, quindi io ci conto su queste cose, cioè cambiare le partite è importante con un caldo del genere. Una partita bloccata, abbiamo fatto 2 o 3 cambi che secondo tempo si sono visti. E quindi sì, ma noi ci contiamo su queste cose. Quest'Angolana, appunto, mister, anche con i cambi importanti che ha, può puntare a divertirsi ancora di più e magari a qualche posizione blasonata. È chiaro che poi forse rispetto alle due corazzate ci manca qualcosa a livello di rosa, però è chiaro che nel calcio molte volte questi gap si possono colmare con l'entusiasmo, con il lavoro, con l'umiltà, quindi è chiaro che noi ci proviamo, non è che andremo a fare la passeggiata, però sappiamo anche che bisogna fare una partita perfetta per uscire indenni dall'Aquila e da Chieti, però secondo me la possiamo fare, dipende sempre da noi, ecco, questo è il succo. Mister Guglielmo Bonati, allora Guglielmo, comunque una partita giocata ottimamente dai suoi, magari siete scesi un po' nel secondo tempo, ma comunque nel complesso, viste anche le defezioni importanti di 4 uomini più Molenda che non era al massimo, la stanchezza vista la gara di sabato, insomma, è andata comunque bene. Sì, è difficile commentare a caldo una partita dove probabilmente qualunque cosa dici, anche molto distante una dall'altra, potrebbe essere giusta. In questo momento il sentimento è contrastante perché da una parte penso che i ragazzi abbiano dato tutto, dall'altra ho visto degli errori che si ripetono spesso e quindi ci deve essere da parte loro una reale volontà di migliorarsi su queste cose, perché poi sulle altre, come dici tu, non c'è niente da rimproverarli, anzi, c'è da fargli i complimenti e ringraziarli. Credo che queste partite, come abbiamo detto, ci possano servire per avere un termometro del nostro stato. Credo che dobbiamo essere molto attenti nella valutazione complessiva di quello che facciamo, perché noi sabato abbiamo battuto il Capistrello, che da tutti era additata come una Cenerentola e oggi rischia di vincere con l'Aquila. E io so che ci siamo distrutti sabato per vincere il Capistrello perché ci abbiamo rimesso tre giocatori e alla fine della partita provavo amarezza, nonostante la vittoria, perché nella testa dicevo se il Capistrello è la squadra più scarsa per tutti, non per me, vinciamo e ci massacriamo. E infatti oggi ne ho avuto la dimostrazione, ne ho avuto la dimostrazione che facciamo delle buone partite, però credo che con l'attuale organico siamo arrivati all'apice della nostra prestazione, tant'è che facciamo tutte buone prestazioni. Chi può dire che oggi i ragazzi non hanno fatto una buona prestazione? Quindi dobbiamo riflettere per il futuro perché ovviamente dobbiamo renderci conto
di quali sono le nostre possibilità e di come siamo, di dove possiamo arrivare. Credo che se perderemo l'umiltà alla fine di questo campionato e penseremo di un'altra volta di ripartire dove noi non possiamo stare con questo organico attuale, penso che avremo delle difficoltà l'anno prossimo. Spero che ne prendiamo atto e che ovviamente interveniamo per migliorare la qualità dell'organico, perché davanti siamo pochi e qualitativamente da migliorare. Oppure dobbiamo capire che il Delfino ogni partita, se fa risultato capistrello in eccellenza, è una grande vittoria. E dobbiamo un attimino non perdere l'entusiasmo e ridimensionarci dal punto di vista delle aspettative. E dobbiamo essere consci del fatto che oggi loro avevano 30 giocatori e dell'Angolana e non è l'Aquila, è il Chieti. Quindi noi abbiamo ragazzi che lavorano, ragazzi che si stanno facendo in quattro. E provare un sentimento di contrasto tra il ringraziamento e l'incazzatura per gli errori che sono sempre gli stessi è una cosa che non può continuare, nel senso che bisogna non perdere l'entusiasmo di una squadra che qui è un miracolo, che è qui. E lo ribadisco, perché poi i giudizi a volte non sono sempre obiettivi o non sono sempre centrati rispetto alle possibilità che ha una società e una squadra. Quindi voglio ringraziare i ragazzi, voglio ringraziare il presidente, ma a tutti loro dico che bisogna un attimino riflettere su come vogliamo fare le cose, su come ci vogliamo arrivare. Noi non possiamo giocare con tanti errori così, perché queste partite qua le perdiamo perché poi facciamo fatica a fare gol. Non è un caso che tante partite le chiudiamo senza fare gol, pur non essendo una squadra assolutamente che si difende. Al di là di quelli che sono appunto gli errori che hai elencato tu, aver avuto Petrarulo, magari un Molenda al 100% e anche altri che sono indisponibili, quindi una rosa più lunga in vista di questo match, avrebbe potuto un po' cambiare le cose? No, noi non eravamo corti dal punto di vista numerico. Noi in panchina, anzi, abbiamo mandato anche due ragazzi in tribuna. Noi siamo carenti come numero di attaccanti, come attaccanti che attaccano a profondità, come attaccanti che fanno gol. Abbiamo pochi gol in rosa. L'abbandono di Sardella, che era il completamento ideale per una squadra che si voleva salvare, attenzione, perché noi avevamo due o tre attaccanti di numero all'inizio dell'anno, non averne nemmeno due. Vuol dire avere difficoltà che poi ti portano a avere un atteggiamento magari nel secondo tempo che non ci possiamo permettere, perché anche dietro abbiamo delle qualità e abbiamo dei difetti, e se ci mettiamo nelle condizioni di esaltare i difetti mentre magari sabato abbiamo esaltato le qualità, cioè il calcio è bello perché non è a caso, secondo me. Quindi se non hai attaccanti fanno gol, se non hai una difesa che non si può esporre per portare sulla palla in tanti e prendere contropiede ogni azione, capisci che diventa difficile. Quindi il primo tempo, finché la partita è organizzata, la facciamo bene, e poi il secondo tempo, dove la partita magari subentra un po' più di esperienza, un po' più di lettura, un po' più di cose, facciamo ancora degli errori sia dal punto di vista tecnico-tattico sia dal punto di vista comportamentale, perché non vogliamo maturare, non vogliamo ancora fare quel passo che l'impegno che ci mettono i ragazzi sotto altri aspetti meriterebbe. Io spero che avvenga, perché per loro lo voglio per loro, però allo stesso tempo devo comunque alzare la mano e dire va bene così, ok, perché abbiamo giocato con l'Angolana alla pari, forse meglio nel primo tempo, ma secondo me sono loro che non hanno fatto una buona partita nel primo tempo. Col Chieti abbiamo perso al 90esimo, oggi il Chieti ha vinto 4-0 a Vezzano, abbiamo fatto un punto a Vezzano. All'Aquila vi avevo detto che qualcosa ci avevano tolto, e puntualmente oggi l'Aquila, dopo due o tre partite non proprio sfortunate, oggi pareggia a Capistrello. Quindi ecco, poi mettiamo insieme le cose, capite perché sono un po' amareggiato.